Canale. Oggi siamo qua, puntata specialissima, perché siamo qua con Alessandro Martinelli, che fra pochissimo vi presenteremo, e il professor Patrizio Mariotti in veste di intervistatore oggi. Ciao Patrizio, ciao Alessandro, benvenuti. Ciao Susanna, ciao Alessandro. Buonasera a tutti, buonasera signori e signori. Patrizio, io ti lascio subito la parola, mi fai subito l'intro di questa strana, incredibile puntata. Va bene, allora, intanto siamo qui per su My Little Crocodile per un'intervista veramente speciale, veramente particolare. Stiamo parlando e parleremo durante tutta la puntata l'intervista di criptozoologia. Ricordo a chi ci ascolta che la criptozoologia è ormai ufficialmente, sostanzialmente, una branca della zoologia e della biologia, e che è stata in qualche modo etichettata, fondata da Bernard Eubelmans negli anni 70. E le principali scoperte di questa novella scienza, o meglio di questa branca della zoologia, sono diverse e sono eclatanti. Fra queste, per esempio, il pesce ritenuto estinto 65 milioni di anni fa come il celacanto, fra queste l'okapi, quindi una sorta di ibrido naturale fra una giraffa e un antilope, il quagga, che è una specie di zebra molto particolare e che oggi come oggi è in procinto di essere in qualche modo reintrodotta e, a seguito di ulteriori studi e ibridazioni, quindi tutti animali che venivano ritenuti estinti o favolosi e che invece si sono dimostrati assolutamente reali e concreti. Una delle ultime scoperte è quella dell'Archideutis, che sostanzialmente va almeno in parte a confermare il mito del Kraken e quindi il mito di tutte quelle creature marine, diciamo dotate di tentacoli enormi, mostruose e gigantesche, che in tutte le marinerie, in tutte le tradizioni nautiche del mondo compaiono come responsabili di incontri mostruosi e di incontri chiaramente tragici per quanto riguarda i marinai. E l'Archideutis viene scoperto con i batiscafi, con i ROV, con i sottomarini di profondità, ed è un calamaro gigante che abita gli abissi e che normalmente si scontra spesso e volentieri con i capodogli, e quando questo succede i capodogli che riemergono portano sul loro corpo le cicatrici dei tentacoli e degli uncini di questi Archideutis. Parliamo di calamari che hanno circa 35 metri di lunghezza, tentacoli compresi. Naturalmente è stata fatta anche un'ulteriore scoperta molto interessante, che è la balena pigmea, che è una balena ritenuta estinta 2 milioni di anni fa, che è piuttosto piccolina perché raggiunge semplicemente i 21 metri, diciamo così, ma insomma è fra l'altro la preda, o una delle prede preferite all'epoca, ma probabilmente, chi lo sa, anche oggi, visto che è ancora presente nei nostri mari australi e nei mari dell'Antartide, è probabilmente preda ancora oggi di un altro relitto delle ere passate, vale a dire del megalodonte. Un squalo enorme, molto simile al Carcharodon carcharias, cioè allo squalo bianco grande, ma che in realtà rispetto al megalodonte, lo squalo bianco è una sorta di pesciolino. Quindi chiaramente molti studi sono stati portati avanti dagli oceanografi, dai biologi marini, dai criptozoologi, ma come anche per le sirene, e come anche è in sviluppo, molto prossimo credo a una sua concretizzazione, la ricreazione, chiamiamola così, del tilacino, cioè la tigre marsupiale dell'Australia e della Tasmania, e che si è estinta ufficialmente nel 1936 del secolo scorso. Questo tanto per dare una sorta di presentazione, diciamo così, panoramica di quella che è la criptozoologia e di cosa si occupa. Occupandosi chiaramente di animali estinti, occupandosi di animali favolosi, leggendari, mitici, fiabeschi o comunque narrati o raccontati, come nel caso dell'okapi e del quagga, perché sia questo tipo di zebra che questo tipo di ibrido naturale fra un antilope e una giraffa erano testimoniati dalle popolazioni, dalle tribù ovviamente africane della zona, ma non erano mai state poi visionate in realtà dall'uomo bianco, quindi si riteneva che fossero soltanto delle favole o dei miti leggendari, cosa che invece poi è risultata essere invece realtà.
Siamo in questa puntata di stasera, siamo in questa occasione per parlare in realtà di una creatura che è fra le più, come dire, echeggiate, un po' la sorta, una sorta di Atlantide della criptozoologia, se mi si passi il paragone o la metafora, perché stiamo parlando dello Yeti. In realtà questa creatura, di tipo ominide o di tipo scimmiesco, comunque antropomorfa, è presente nelle culture, è presente a tutte le latitudini, è presente in tutti i folclori, è presente in tutte le zone, è presente in tutti i racconti mitologici, leggendari, fiabeschi o reali che siano, e praticamente in tutte le zone del mondo. Per esempio, in Siberia, soprattutto in Yakutia, e quindi laddove ci sono i buriati, gli Yakuti, quindi il lago di Baikal e comunque la penisola di Chukchi e altre zone dell'estrema Siberia orientale, viene chiamato Ciuciune, ma sostanzialmente è una sorta di Yeti. Tutto ciò trae origine da una figura, in questo caso paleontologicamente accertata, che è il Gigantopithecus, ma questa figura esiste anche in Indonesia, e l'Orang Pedek. In questo caso, in Indonesia addirittura esiste un'altra figura, in questo caso non del tutto antropomorfa come l'Orang Pedek, ma per pura, come dire, arricchimento della chiacchierata, esiste anche il cosiddetto Orang Ikei, cioè vale a dire una sorta di sirena, anche questa mezza umanoide, chiaramente mezza antropomorfa, testimoniata a più riprese non solo dalle popolazioni delle isole Kei, che sono nell'Indonesia, ma soprattutto dai soldati giapponesi di stanza, diciamo, nelle isole in questione fra il 1941 e il 1944, quando questi soldati giapponesi hanno incontrato più e più volte queste creature sulla spiaggia o sulla battigia, avendone anche alcune, come dire, dialettiche piuttosto vivaci, diciamo così, per non entrare troppo altro. Per quanto riguarda sempre la figura del cosiddetto Yeti, e parliamo di quella perché è quella più conosciuta dai più, se non altro come nome o se non altro come favoleggiata figura o icona, diciamo, no? Quindi chiaramente abbiamo l'Almas, che è lo stesso tipo di figura, ma che è presente nelle tradizioni e nella cultura dei monti Altai, quindi stiamo parlando di monti che si trovano fra il deserto del Gobi, il deserto di Taklimakan, il Mar Caspio e le ex repubbliche asiatiche sovietiche, e la Siberia propriamente detta, ma anche in Caucaso, che è chiaramente zona molto più conosciuta e vicina a noi, esiste il cosiddetto Almasti. Naturalmente esiste lo Iovie, ma questo negli Appalachi, nell'iscosta americana, esiste lo Iovie ancora, che è la creatura descritta dagli aborigeni australiani, soprattutto nel nord dell'Australia, nella terra di Arnhem. Esiste il Nandi in Africa e ancora ovviamente il Sasquatch nelle montagne rocciose canadesi, il Bigfoot nelle montagne rocciose americane, statunitensi, e ancora l'Homo volaris in Antartide, descritto sia dagli inglesi che dai tedeschi a proposito della Neuschwabenland, e ancora il Bayasaun, che è praticamente tipico dei Pirenei, quindi dei monti Pirenei ai confini fra la Francia e la Spagna, almeno fino al 1800, e naturalmente ancora il Migo, che è presente pure questo nel Tibet, ma un'altra tipologia rispetto allo Yeti, almeno per quelle che sono le testimonianze che ci sono state portate, e ancora lo Yeren, che si troverebbe nelle zone montuose della Cina, soprattutto nei monti Bayakuranula. Però insomma tutte queste sono tutte, come dire, nomenclature didascalie che vengono in qualche modo alla luce in zone, come vedete, lontanissime del mondo. Andiamo dal Brasile, per esempio, con la scimmia di Lois, che qualcuno di voi avrà visto anche fotografata se si occupa un po' di criptozoologia, al confine fra il Venezuela e la Guyana olandese. Ci sono creature appunto del continente americano, ma ci sono queste figure sono anche della nostra Europa, per cui in Europa questa creatura è stata definita nel XVIII, nel XVII, nel XIX secolo e ancora in qualche remota zona dei Carpazi piuttosto che delle Alpi o di altre zone montane del nostro continente, anche in Europa, come Homo silvestris, cioè uomo dei boschi. Naturalmente queste tradizioni sussistono nella nostra Italia e sussistono sia a livello alpino sia a livello appenninico, quindi soprattutto l'Appennino abruzzese, l'Appennino calabro-lucano, l'Appennino tosco-emiliano e poi quasi tutto l'arco alpino, soprattutto nella zona altoatesina, nella zona del Passo di Resia, quindi il Parco Nazionale dello Stelvio, quello che oggi è il Parco dello Stelvio, nella zona del Monte Cervino e del Monte Rosa, nella valle di Gressonei,
e in altre zone, per esempio nella Val di Susa, insomma in molti luoghi, nella foresta di Tarvisio, nella Slovenia, quindi in tantissimi luoghi delle nostre Alpi e del nostro Appennino è stato descritto nei secoli scorsi la presenza di questa creatura, di questa specie di scimmia, di uomo peloso antropomorfo, che si aggirava per i boschi e che aveva delle caratteristiche assolutamente speciali e straordinarie. Detto questo, il nostro incontro di oggi si incentra proprio sull'Homo silvestris e sulla sua presenza in Italia e sulla testimonianza oculare e diretta del nostro amico Alessandro Martinelli, che di questa ricerca e di questa esplorazione ha fatto suo, diciamo, l'argomento, ha fatto sua la passione, la, come dire, direi anche l'intrepida voglia di scoprire, esplorare, conoscere di più su questa creatura, attività che lo tiene impegnato, credo, nei weekend, quando non lavora, o tutti i momenti che ha liberi, da diverso tempo, cioè quindi da diversi anni. E quindi il nostro incontro di stasera serve proprio a parlare per la prima volta, credo in assoluto, sia con Alessandro, ma soprattutto di questa presenza italiana tuttora coeva, quindi di questi giorni, di questi mesi, di questi anni, quindi contemporanea a noi, ma per parlare appunto dell'Homo silvestris, che si troverebbe diffuso o comunque presente in un areale piuttosto esteso fra l'Appennino Ligure e le Alpi Marittime. E per tutto questo chiaramente devo necessariamente lasciare la parola a Susi e poi riprenderla insieme, facendo ovviamente tutta una serie di domande al nostro Alessandro, perché poi il deus ex machina di questa esperienza è lui. Tra l'altro sai che io sono di origini liguri, sono stata in Liguria, quindi per me è ancora più eclatante una cosa del genere. Non mi stupisce sinceramente, perché stiamo parlando di Homo silvestris, quindi è assolutamente plausibile una cosa del genere, anche perché non sappiamo tutto, non tutto è esplorato. Però io, Alessandro Martinelli, ti chiederei proprio, raccontaci un po' la tua esperienza, la tua ricerca, il primo incontro, la prima volta che ti sei reso conto che c'era qualcosa in quel luogo, com'è andata? Raccontaci un po'. Allora, innanzitutto di nuovo buonasera a tutti. Vorrei poter fare un preambolo, una postilla. Qui il fenomeno non riguarderebbe solo la questione storica, diciamo, quella a cui ha accennato Patrizio, quella folcloristica. Qui abbiamo anche una contronarrazione paratecnologica, parascientifica, nel senso esiste un mito, del mito del mostro di Voronov, che dovrebbe essere teoricamente una creatura creata da un professore russo trasferitosi qui in epoche nel 1920, all'inizio del secolo del 1900, e che conduceva ricerche su scimmie e esseri umani, ricercando da una parte l'elisir della lunga vita e da un'altra forse anche altre questioni un po' più pluriginose e anche forse il super soldato, una ricerca finalizzata anche alla costituzione di un super soldato. Qui proprio nel territorio abbiamo due linee che si intrecciano, no? Abbiamo la parte folcloristica che si unisce a questa qui, si sovrappone a questa della storia del mostro di Voronov. Ed è comunque una storia che ha già 100 anni di narrazione, non è una così. Ed è proprio da questo punto di vista che voglio partire, da questa, perché sono state segnalate in zona più volte negli anni da più persone la presenza di creature scimmiesche qua da noi. Ogni tanto è un fenomeno che si ripete, no? Qualcuno esce e testimonia di aver visto. Diciamo che per un fatto puramente casuale io sono incappato nella ricerca, nel senso che navigando, girando su internet, mi è capitato di guardare dei lavori di dei ricercatori americani che si interessavano di Bigfoot. Ho notato in questi lavori delle determinate strutture che io avevo già notato in passato negli anni nei boschi. E allora ho fatto una relazione e di lì è cominciato, diciamo, l'avventura di provare ad andare a ricercare queste strutture e di vedere che cosa fosse. E poi di lì è cominciata, diciamo, tra virgolette, una mezza avventura per certi versi. Pazzesco. Pensa tra l'altro che quando raccontavi del fatto che comunque nella zona Ligure ci siano
delle persone scimmiesche. Io mi ricordo ancora mia madre e chi è di Varazze o ha parenti a Varazze di lunga decorrenza, diciamo. Mia madre mi raccontava sempre che quando era bambina c'era un signore che era una scimmia, cioè aveva le braccia lunghe, completamente ricoperto di pelo e si muoveva come una scimmia. Però era un uomo, era una persona normale ma dalla parvenza completamente scimmiesca. Quindi chi è di Varazze o parenti là di una certa età sicuramente ricordano questa storia. Beh, poi per assurdo a tal riguardo, ma è più che altro una provocazione alla mia, nel nostro folklore si parla di rapporti, di sorti di matrimonio tra uomini silvestri ed esseri umani o tra donne silvestri ed esseri umani. E si narra anche che abbiano procreato e cose del genere. Poi, poverino, magari non è in relazione con quel signore lì, me lo auguro per lui. Ma chi lo sa? Comunque è presente nella tradizione, nel folklore, nel mito. Però nella tradizione, chiaramente tu che hai ovviamente esplorato anche da un punto di vista culturale un po' la fenomenologia di cui stiamo parlando, mi risulta che anche in molte tradizioni folcloristiche, popolari, etnografiche di vario genere degli Appennini e delle Alpi, risulta che i contatti fra la popolazione prettamente umana e esemplari o rappresentanti di questa altra, chiamiamola umanità o comunque presenza antropomorfa, abbiano portato poi a conoscenze particolari a vantaggio degli esseri umani, tipo la capacità di fare il formaggio, quella di fare determinati tipi di preparazioni alimentari, la preparazione della birra, diciamo tutta una serie di caratteristiche, di cognizioni che sono tipiche del mondo rurale e contadino. Sì, tra l'altro questa narrazione è transnazionale, cioè non appartiene solo al nostro mito, alla nostra cultura, ma addirittura varca i continenti. Anche una cultura nativa americana si narra di una collaborazione e di insegnamenti tratti da questa cultura, che poi fosse l'agricoltura o l'apicoltura poco cambia, no? Fa poca differenza. No, certo. La cosa importante è che è un fenomeno che travalica le frontiere nazionali, quindi abbiamo già a che fare con una narrazione diffusa, cioè culture distantissime, culture differentissime, poi però a tal riguardo condividono le stesse opinioni, certo. Mentre poi magari sono divise su tutto, a tal riguardo condividono la stessa opinione, che vi sia stata una relazione, no? E un travaso di conoscenze da una parte all'altra, diciamo. Ma Alessandro, ma tu sostanzialmente, diciamo, nel corso delle ricerche che hai effettuato, no? Prima stavi parlando ovviamente di segni, stavi parlando di tracce, stavi parlando di indizi, stavi parlando di ritrovamenti che indicano in maniera abbastanza certa la presenza di questa creatura. Quindi li potremmo definire, come dire, usando un termine inglese, una sorta di marker, una sorta di segnature del territorio da parte di questa creatura. Quali sono? Cosa sono questi marker che tu hai trovato? Beh, dire esattamente che cosa possano essere e cosa possono rappresentare per lui non è semplice, no? Diciamo possono essere interpretati innanzitutto come una forma di manifestazione pura, cioè come noi manifestiamo la nostra presenza, la nostra esistenza, come lo fanno i cani, come lo fanno tante creature, anche lui manifesta la sua presenza. Poi che valore possa avere all'interno, perché vorrei aprire una parentesi, in linea di massima le testimonianze riguardo agli avvistamenti, non mie, ma quelli che hanno dichiarato di aver visto questa creatura, hanno sempre parlato di nuclei, mai di singola creatura. Cioè, molte testimonianze sono concordi nel fatto che erano nuclei familiari, per intenderci, perché vi era anche con presenza di cuccioli. Quindi, all'interno di un sistema sociale, se fosse, potrebbero avere un valore specifico di comunicazione, di indicazione, no? Una sorta di scrittura in codice per certi versi. Manifestare una presenza e anche dare indicazioni di qualche cosa, oltre magari a manifestare un senso artistico, perché
avete visto, alcune sculture trovate hanno comunque un senso artistico, in cui magari esprimono le loro capacità intellettuali attraverso queste strutture. Così come l'uomo, gli uomini, gli esseri umani dipingono, magari questi comunicano con una forma d'arte. Ad esempio, io a volte l'ho interpretata anche quasi come una forma d'arte, perché sono anche belle a vedersi per certi versi. Se inoltre sono riusciti a rimanere nascosti e defilati, comunque, perché si sarebbe aperta una caccia, nel senso, sarebbe stata una strage, sicuramente sono molto intelligenti, molto. Lì apri un capitolo spinoso, perché cioè, sull'intelligenza è un discorso molto particolare, no? Noi come specie ci consideriamo la più intelligente, magari non lo siamo, magari un giorno scopriremo che non lo siamo. Poi del resto, se lui avesse una memoria storica ultramillenaria, 50.000 anni fa qua c'era l'uomo di Neanderthal, che non c'è più ad oggi, magari lui è stato testimone della scomparsa dell'uomo di Neanderthal, per assurdo. Cioè, o magari l'uomo di Neanderthal stesso, per quel che ne magari ne è un discendente. Sì, certo. A volte mi è capitato anche di pensarlo, no? Nel senso, non sapendo che cosa fosse, uno l'ho fatto uno scrupolo, no? Di dire magari, certo. Però ci sono troppe coincidenze col resto del mondo. Hai parlato prima di Yowie, in Australia trovano le cose che trovo io, no? E le attribuiscono a quella determinata creatura. Quindi c'è, cioè, le coincidenze porterebbero a credere che non sia un uomo di Neanderthal, no? Per certi versi. Chi lo sa. Ma avete provato a piazzare delle fototrappole o comunque dei sistemi per riuscire a catturarne l'immagine? No, perché non è un'ossessione, non sono ossessionato dall'immagine, anzi io mi pongo lo scrupolo opposto, nel senso, io ho dovuto farmi una sorta di, non dico di violenza perché esagererei, però ho dovuto fare uno sforzo su me stesso, perché io sento un istinto per assurdo di protezione, quindi l'ho fatto, sono qui oggi veramente per l'entusiasmo che ho sentito e che anche gli altri avranno potuto sentire questa sera nelle parole di Patrizio, perché è stato il primo in Italia che ho sentito veramente appassionato all'argomento, altrimenti avrei continuato a fare come ho fatto fino a ieri, facendomi gli affaracci miei, no? Ma hai avuto modo di riflettere, sicuramente questo è accaduto, Alessandro, ma hai avuto modo di riflettere su quali potrebbero essere, perché ci stavamo, come dire, aggirando nei dintorni di questa domanda, di questo quesito, no? Ma la provenienza e l'origine di questa creatura, io spesso nelle mie conferenze, interviste, nei miei libri, insomma nei miei seminari, dove comunque vado a chiacchierare o direttamente di criptozoologia o di fenomenologie o di contesti collegati, spesso dico che queste creature, specialmente soprattutto quelle di origine nordamericana, statunitense, quindi il Sasquatch, il Bigfoot, piuttosto che lo Yowie, che è degli Appalachi, e piuttosto che in altre zone del mondo, a volte non tanto infrequenti, queste creature vengono in qualche modo avvistate quasi in presenza o in concomitanza di avvistamenti ufologici, per esempio. Oppure ci sono delle situazioni particolari che si verificano laddove, per alcune circostanze, tutte da, come dire, verificare, tutte da esplorare, diciamo così, ci sono state per esempio degli smottamenti in alcuni campi, oppure alcune frane, o sono venute alla luce degli ingressi di grotte, di gallerie, di cavità, per esempio in montagne, in zone inesplorate. Allora io quello che in maniera piuttosto, come dire, semplice e meccanica, ma che comunque si basa sulle conoscenze che ho in altri ambiti, oltre all'aspetto ufologico, ho anche pensato a un aspetto di tipo infraterrestre, cioè potrebbero essere creature che poi in parte della loro giornata o della loro vita abitano un mondo come quello che io chiamo habitat dell'intercapedine, oppure un mondo comunque sotterraneo. Tu, rispetto a tutte queste illazioni o a tutte queste situazioni, che domande e che risposte ti sei dato, se te ne sei date? Beh, diciamo che dal momento che siamo entrati in un argomento scivoloso e ci siamo entrati a pie pari, no? Allora andiamo. Certo che no? Sì. Partiamo da un presupposto. Stiamo
come dire, nei canali dei media mainstream dove ogni parola è stata pastorizzata e predigerita prima da qualcun altro. Bravissimo. Adesso non ricordo quale delle due, ma o la grotta di Lascaux o di Chauvet, che sono quelle due grotte francesi di archeologia importanti dal punto di vista. Sì, una è quella dell'Ardèche, fra l'altro. Bravo, bravissimo. L'Ardèche, una di quelle fu trovata proprio grazie a una frana, altrimenti non l'avremmo mai più ritrovata come grotta. Si aprì una voragine e scoprirono che c'era una grotta da scoprire, tra l'altro tra le più belle in assoluto, no? Perché mi sembra che sia quella con i leoni, che sono rappresentati i leoni. Comunque, sì, immagino che vi possa essere un mondo sotterraneo, infraterrestre, cioè abbiamo davvero, anche gli speleologi lo sanno, abbiamo davvero pochissima conoscenza del sottosuolo, cioè la parte più sconosciuta, conosciamo molto di più delle superfici di interi pianeti, per certi versi, e non di quello che abbiamo sotto i piedi, no? Comprese le profondità marine. Non ho capito. Ho detto comprese le profondità marine, perché anche quelle sono molto poco esplorate in realtà e conosciute. Un po' come il sottosuolo, anche il sottomare è altrettanto poco conosciuto. Vabbè, certo. A tal riguardo mi verrebbe da dire, qui in Liguria, adesso per noi è patrimonio comune sapere che ci sono le balene, i delfini, i capodogli. Solamente 30 anni fa era motivo quasi di derisione parlare. La gente non lo sapeva che vi fossero determinate creature nel nostro mare, no? E ancora oggi su determinate creature, tipo il calamaro gigante al quale hai fatto accenno te prima, c'è molta reticenza a credere che possa esistere, ed esiste anche qua davanti il calamaro gigante, sono stati rinvenuti gli esemplari del calamaro gigante anche nel Mar Ligure. Quindi non solo, ti dico di più, che uno degli animali, o meglio dei pesci più strani e più, come dire, in qualche modo mitologizzati, che è il re delle aringhe, e che è un pesce che è lungo 6-7 metri, 8-5, dipende dalle dimensioni, e che è il maschio, ed è il pesce che forse ha dato origine alla leggenda orientale, dico forse, del serpente marino o del drago marino, quello grande. Bene, l'unico posto al mondo dove è stato fotografato, ripreso con le telecamere, seguito, e addirittura sono stati fatti degli appostamenti che hanno avuto esito positivo, è proprio nel mare provenzale, quindi comunque un mare che è a diretto contatto o in qualche modo comunque contiguo e fuso con il Mar Ligure. E lì è stato trovato questo pesce, che è incredibile perché è un pesce abissale ed è veramente una creatura stranissima. C'ha dei ciuffi rossi in testa, sembra un molto grande. Quindi è il Mar Ligure, che è santuario dei cetacei marini ormai da parecchi anni, è certamente un altro luogo molto particolare, almeno dal punto di vista biologico e dal punto di vista della presenza di creature marine e non, quindi anche mammiferi marini, poco conosciuti o addirittura poco considerati e immaginati che si trovino nelle nostre acque. Tra l'altro, a riguardo di ciò che hai detto te prima, approfittando anche della semi-disclosure americana della Nimitz e compagnia bella, anche da un punto di vista ufologico il Mar Ligure è abbastanza interessante. Non ci facciamo mancare niente. Che mi risulti, ma ovviamente non in maniera diretta, perché ovviamente questa esperienza specifica è assente, ma da un punto di vista culturale e informativo mi risulta che esisterebbe una base sottomarina quiescente di extraterrestri, almeno da 10.000 anni, in uno stato di stand-by, in uno stato di flat, diciamo così, non lontano sott'acqua, l'isola del Tino e da Porto Venere. Quindi, tanto per capirci, fra l'altro, base della Marina Militare Italiana alla Spezia. Se ne parla, se ne raccontano di cose. L'argomento è ricco di aneddoti. Sì, la Liguria è bella, carica di queste storie, di queste particolarità. Però Alessandro, ti chiedo, i testimoni che cosa riportano, che cosa raccontano? Spiegami un po' che cosa ti è stato detto, se hai visto qualcosa anche tu in generale. Le mie sono, ma l'argomento finì anche sulle televisioni nazionali,
qualche paio di decine d'anni fa almeno. Uh-huh. E in linea di massima i testimoni parlano di nuclei, no? Di nuclei, sì, di esemplari non giganteschi all'americana, non alti 2,5 metri. Okay. E una testimonianza che ad oggi è già più comune, ma all'epoca, perlomeno alle mie orecchie, suonò come anomala, come novità, è proprio la questione del nucleo familiare con la presenza dei cuccioli, che, stando anche alla visione stereotipata del cinema, del Bigfoot, no, del Sasquatch, veniva sempre in linea di massima rappresentato come animale, come creatura singola, no? Uh-huh. Oso e tutto quello che uno vuole. E invece qui vi erano testimonianze concordi, ma che provenivano da posti differenti, non comuni, no? Solamente concordi, che affermavano il fatto proprio di aver visto i cuccioli. Ed era, secondo me, un unico, un po' dimenticato negli anni, cioè nel senso... Sì, certo. Sì. Ad esempio, a me ho capito una cosa. Da ragazzi avevamo la passione del campeggio e facevamo spesso delle escursioni in Piemonte. Un anno mi capitò, all'ultimo momento, diedi forte, no? Decisi di non andare perché variati motivi, e partì un amico da solo, no? Andò in determinate valli in Piemonte e doveva stare lì una serie di giorni. Morale, il giorno dopo ce lo ritrovammo al mare praticamente e gli chiedemmo: ma come mai dovevi star via 4 giorni? E lui lo disse, guardate, è arrivato qualcosa dal campo, e alludeva a un Sasquatch, a un Bigfoot. È arrivato qualcosa e sono scappato, cioè si spaventa. E non fu creduto, logicamente non fu creduto da me per primo, penso. Logico, è logico. Però quello che emerge un po' dalle testimonianze, dai report, un po' in tutto il mondo in maniera trasversale, e credo anche dalle tue esperienze e ricerche in Liguria, non sembra essere però una creatura particolarmente aggressiva, offensiva o comunque rapace e predatoria. Sembra essere una creatura abbastanza, come dire, relativamente tranquilla e relativamente, come si potrebbe dire, come qualcuno che pensa ai fatti propri. Non gli interessa di andare in giro a creare problemi o ad aggredire o a predare qualcosa o qualcuno. Differentemente da alcune invece esperienze fatte in Tibet o comunque in Himalaya, dove alcuni esemplari di Yeti sono sembrati ad alcuni testimoni, non dico aggressivi, ma comunque reattivi in maniera abbastanza, come dire, consistente. Penso a quello che ha scritto Shipton, penso a quello che ha scritto Reinhold Messner, penso ad alcune esperienze testimoniate dalle SS NNRB in Tibet. Ad esempio potremmo usare come riferimento anche la questione del passo Diatlov, anche se è molto discussa e cose del genere. Ci ha fatto una puntata Susanna sul caso del passo di Diatlov. Sì, me l'hanno anche bannata, Patrizio, sì, ce l'avevo fatta la puntata, ci ho provato. E in genere quando bannano è perché contano. Boh, evidentemente, me l'hanno rimossa. È un mistero di cui, insomma, non è assolutamente chiaro capire esattamente cosa sia accaduto. Possibile. Diciamo che in relazione alla questione americana è un po' controversa la questione, perché anche dagli Stati Uniti arriverebbero testimonianze via una letteratura riguardo di eventi negativi. Poi nessuno vuole procurare allarmi o cose del genere. Ma anche negli Stati Uniti vi sono testimonianze di eventi positivi, ma di eventi un po' meno positivi. Quindi va tutto teso, no? E inoltre, ma proprio così in linea teorica lo dico, possono esserci dei comportamenti provocati, indotti. Nel senso, anche la più brava delle creature, se provocata, istigata, braccata, magari può rigirarsi contro. Quindi bisogna vedere, bisognerebbe analizzare caso per caso, conoscerli tutti in maniera profonda per poter valutare che cosa può essere successo.
Ma dicevo, magari anche una semplice, come dire, invasione di territorio potrebbe essere risultante di un atteggiamento poi aggressivo, ma magari a scopo esclusivamente difensivo. Sì, lo credo anch'io, ad esempio lo credo per i casi più estremi, nel senso più isolati, come ad esempio l'Alaska, dove magari vi è una sorta di tentativo di mantenere, no, un'area integra, mentre diciamo in altre zone del mondo molto più antropizzate magari si è già abituato molto di più all'idea di dover condividere l'ambiente uomo. Poi non dimentichiamoci che i primati comunque traggono risorse alimentari dalle foglie, quindi per una creatura in grado di nutrirsi anche di foglie, cosa che noi non siamo in grado di estrarre nutrimenti dalle foglie degli alberi, noi il cibo non mancherebbe da nessuna parte, per certi versi foglie ce n'è ovunque, no? Quindi l'importante sarebbe adattarsi ad uno stile di vita un po' più riservato, come ad esempio diventare notturno anziché diurno. Ah sì, per forza. Ma che cosa è questa storia, per esempio, ritornando ai segni, no? Agli indizi, alle tracce, ai reperti, chiamiamo le testimonianze in qualche modo del luogo, sul luogo. Ma che cos'è questa storia del blu egizio e questa storia, per esempio, anche del fatto che ti piacciono le rocce quarzifere? Torni al capitolo precedente che ti dicevo, la transnazionalità delle cose, perché ad esempio il blu egizio è un uovo in particolare che non riscontro solo io, ma che anche negli Stati Uniti, anche in Australia, anche in Canada, ha proprio una predilizione per questo colore. Poi il significato, anche noi abbiamo attribuito a quel colore dei significati particolari nella storia, comunque anche nelle nostre bandiere è ancora presente come colore, quindi può avere mille significati, non, magari anche solamente puramente estetico, no? Rilassante, non ho idea. O magari anche qualche credenza tribale loro, perché non si può escludere che non abbiano anche loro una loro ritualità, una loro... No. Anzi, chi lo sa? Ci hai preso, tra l'altro ce l'hai nel video, hai un altare, quindi la costruzione di un altare presuppone una sorta di spiritualità. Poi quale tipo di spiritualità possa essere, bisognerebbe forse parlare con qualche sciamano del Nord Europa o qualche indiano del Nord America per sapere se vi è una sorta di spiritualità nota. È certo che comunque esso stesso nelle culture, di svariate culture del mondo, è interpretato come una creatura molto spirituale, ma molto sciamanica, cioè con poteri super sciamano quasi per certi versi. E una infatti, sorta di totem forse? Sì, ma una sorta, lo chiamano supernatural, una sorta di super creatura. Infatti il riferimento a prima Patrizio al lupo non è casuale, perché spesso è stato visto con presenza di orbs, di sfere luminose, addirittura ci sono testimonianze che narrano di averlo visto ridurre la sfera di luce, no? Certo. Un po' come comunque anche esseri umani che vantano il dono dell'ubiquità, di poter scomparire, di cose del genere, no? Qua secondo me vale la pena di citare John Keel, che parla anche del Bigfoot nel libro Cavalli di Troia. Assolutamente, e quindi lui comunque li inserisce tutto in un ambito assolutamente parafisico di manipolazione delle credenze dell'essere umano. Io sono molto propensa anche all'ipotesi di John Keel, che secondo me è uno dei grandi ufologi, giornalisti, che ha fondato proprio l'idea della parafisica, per cui anche questa correlazione che ci può essere con l'UFO, l'avvistamento o la situazione fra virgolette paranormale, potrebbe essere sempre un riferimento all'eventualità parafisica proprio del fenomeno. Assolutamente, si può anche tenere in considerazione questa ipotesi. Considera che a lui gli vengono attribuite capacità parapsicologiche in grado di influenzare, di complessi, di creare malesseri, malori. Sì, esattamente come ogni, che poi gli abbiamo dato tanti nomi nel corso del tempo, dei, angeli, divinità, Bigfoot, alieni, extraterrestri, chiamiamoli come vogliamo, sono sempre i figli di Magonia.
Sì, in più gli attribuiscono una sorta di potere telecinetico in grado di, e anche in grado, come si dice, in grado di leggere il cervello, anche. Sì, ok. Ci siamo capiti. Certo, lettura del pensiero, letteralmente. Sì, tipico, sono tutti segni molto molto tipici della casistica. Capacità parapsicologiche particolari, ad esempio in grado di leggere i sentimenti, a parte che anche noi siamo in grado di interpretare i sentimenti delle persone che ci manifestano, però che è in grado di proprio di leggere intenzioni, cose del genere. Poi qui già l'argomento è delicato, no? Con questi argomenti qui ci spingiamo sempre ancora un po' più là, ma è inevitabile comunque. È normale, se siamo in un campo che è sconosciuto letteralmente, a livello ufficiale è completamente rigettato, per cui a noi discuterne, avere le nostre idee, discuterne fra di noi non costa niente, cioè abbiamo la libertà di farlo, per fortuna, per adesso. In fisica, quando si produce un vuoto c'è qualcuno sempre che lo riempie, quindi noi riempiamo il vuoto e poi qualcun altro arriverà a dire qualche cos'altro. Ma... certo. Ma per esempio, Alessandro, mi hai mandato il materiale che io ho visionato di tua matrice, ho potuto visionare un paio di foto molto significative che ovviamente ti chiedo appunto, secondo te, se c'è una relazione, se c'è un nesso, oppure se non c'è diretto, un altro te lo posso forse in qualche modo suggerire io. E cioè, tu mi hai mandato un paio di foto di una ipotetica, o meglio, di una sedicente formazione collinare o montana, che in realtà, come tu stesso hai didascalizzato, in realtà sembra più una ziggurat che una foto di una collina o di una montagna. Siccome ritengo e presumo che questa si trovi appunto nella tua zona specifica di esplorazione o comunque di perlustrazione, mi viene in mente che non lontano dal confine con la Liguria, cioè nella Francia provenzale, non solo a Nizza ma anche in molte altre zone limitrofe alla Liguria e al Piemonte, tanto per rimanere nell'areale, ma poi anche altrove nella pianura padana, esistono piramidi e strutture che sono state repertate per esempio dagli amici del Rapto Team, e quindi stiamo parlando del risveglio degli antichi e della civiltà eocenica. Hai mai letto qualcosa di questo, e soprattutto ti è mai venuto in mente di collegare la presenza di questa creatura con questi tipi di strutture piramidali? E se diversamente da questo, come immagini o come hai pensato che una struttura piramidale di quel tipo si trovi in Liguria? Ma diciamo che negli ultimi anni abbiamo scoperto che piramidi ne stanno ritrovando in tutto il mondo, no? Dalla Cina all'Europa centrale, no? E cose del genere. Quindi vogliamo anche, che io ci gioco, no? Ad esempio su questa ziggurat che ti ho fatto vedere, no? Però la somiglianza c'è tutto. No, è assoluta, c'è tutto, è assoluta proprio. In più, bravissimo, in più qualche chilometro più in là, una valle più in là, è proprio lì, è proprio però data, c'è la punta di una montagna, è completamente artificiale ed è un, non mi ricordo se si chiamano Tholus, ed è un cono costruito in epoca preistorica, dall'uomo preistorico, ed è un sito megalitico, no? Dove all'interno c'è la cima di una montagna che è un cono perfetto di un'altezza di 14 metri, mi sembra di ricordare, un diametro di 30 metri, no? Completamente artificiale. Completamente a cavo all'interno, si presume cavo all'interno, anche se non credo che abbiano ancora trovato l'ingresso per entrarvi. Quindi in piccolo, pochissimo più in là, abbiamo una sorta di struttura piramidale che sfrutta il pendio naturale della montagna, no? Quindi tornando alla foto che ti ho mandato io, prendiamola per gioco, ma consideriamo il fatto che non sarebbe escludibile. Poi bisognerebbe avere dei georadar, fare degli studi più approfonditi, guardare se vi fosse un modo di riuscire a trovare un buco per infilarcisi dentro, vedere se c'è qualcosa che porta dentro, però è comunque una montagna, quindi riuscire a stabilire. Poi le montagne liguri, comunque, anche se in maniera indiretta, essendo fatte a fasce, sono quasi sempre delle strutture semi piramidali, comunque, e
le nostre popolazioni arcaiche le hanno comunque utilizzate per i riti e cose del genere. Infatti i nostri siti megalitici molte volte sono posti in cima a determinate montagne proprio per innalzarci, no? Innalzarsi verso il cielo o cose del genere. Ad esempio, tornando ai salti culturali americani, nordamericani e liguri, da noi uno dei simboli più significativi dei disegni rupestri che abbiamo qui sulle nostre montagne è una spirale che mi sembra che noi soprannominiamo la galassia, no? Che diamo l'interpretazione che fosse l'interpretazione loro della galassia. Anche negli Stati Uniti questo simbolo a spirale è molto presente e loro lo considerano invece portali, come noi consideriamo gli Stargate o cose del genere, no? Che siano portali magici, e vengono messi anche in relazione al Sasquatch, che è in grado di utilizzare magari questi portali per entrare e uscire e di lì scomparire. Perché prima abbiamo parlato di infraterrestre, però poi si sovrappongono i campi e potrebbe essere, no, infradimensionale. Magari stiamo scoprendo che le vibrazioni hanno una sorta di potere. Tu prima mi hai chiesto come mai i quarzi, le quarziti. Noi oggi in alta tecnologia usiamo il quarzo, usiamo i quarzi, usiamo i silici, cose del genere. Non è detto che non possa avere, oltre che magari un aspetto magari curativo, sappiamo che ci sono pietre curative piuttosto che metalli come il rame che sono più o meno curativi, che però possa avere anche una sorta di funzione tecnologica. No? Noi il silicio lo riduciamo in rettangoli, magari altri non ne hanno necessità, lo possono usare in un'altra forma. Comunque il silicio ha delle caratteristiche molto particolari e delle quali noi siamo solo all'inizio della conoscenza. Sì, fra l'altro le tradizioni misteriche più antiche, soprattutto quelle più, diciamo, di nicchia da un certo punto di vista, ci parlano per esempio della civiltà atlantidea come di una civiltà basata quasi completamente sulla tecnologia e lo sfruttamento di cristalli. Quindi ti ricordo anche che le SS Nenerbe avevano una sezione specifica chiamata Crystal Section, e ci sono delle testimonianze oculari, per esempio al Passo di Resia, quindi nelle Alpi Retiche, quindi parliamo del Parco dello Stelvio, parliamo di tutta quella zona lì al confine con la Svizzera, il Liechtenstein e l'Austria, il cantone Ladino per capirci, in cui sono stati osservati, cioè ocularmente proprio, testimoni oculari che hanno visto camion e camion tedeschi che si ritiravano nel 44-45 verso appunto la zona della Baviera, verso la zona dell'Austria, eccetera eccetera. Sopra questi camion, che poi venivano frettolosamente coperti, c'erano delle enormi sfere di cristallo collegate a dei macchinari, a dei fili elettrici, ed erano le SS che le portavano via con questi camion. Quindi, come dire, la tecnologia basata sui cristalli credo che abbia avuto molto da dire nel passato dell'umanità di questo pianeta, e probabilmente potrebbe avere molto da dire ancora oggi. Penso anch'io che avrà ancora molto da dire, dal momento che siamo all'inizio, no? Dopotutto abbiamo scoperto come ci si può immagazzinare dati, vedremo cos'altro scopriremo in seguito, però già mi sembra, senza dover trascendere la questione parapsicologica, le capacità che possono avere determinati minerali, però stiamo alle capacità tecniche, no? Comunque sono straordinarie, no? Per immagazzinare dati dentro un minerale, no? La parte che dicevi prima di carattere frequenziale, vibratorio, dimensionale, quantico, se vuoi, usando un altro tipo di terminologia, apre comunque delle finestre o apre comunque dei passaggi ad altre realtà ipoteticamente presenti o coesistenti sul nostro pianeta, che come quella legata per esempio al piccolo popolo, e quindi ha una tradizione che anche in questo caso è millenaria, dei boschi, delle campagne, delle foreste, degli ambienti rurali di tutta Europa nello specifico, ma soprattutto della tradizione celtica e norrena, ma non soltanto, perché in realtà queste creature sono state descritte anche sulle nostre Alpi e sui nostri Appennini. Sì, specialmente in Liguria, nel senso che comunque anche da tradizioni nordiche, nord europee, la Liguria comunque con l'arco alpino, logicamente, rientra un lembo di appartenenza alle loro tradizioni. Quindi, come riflesso, potremmo prendere tutta la tradizione nordica e
dal punto di vista folcloristico applicarla alle nostre montagne. Poi logicamente noi con tutte le contaminazioni storiche che abbiamo avuto abbiamo perso il 99,9% del nostro patrimonio culturale pre-romano, no? Per intenderci. Sì, sì, certo. Assolutamente. Comunque, se non hai mai approfondito la tematica legata alla civiltà eocenica e a chi ha scoperto quelle vestigia di questa civiltà già negli anni 60 del secolo scorso, faceva utilizzo di quello che oggi definiremmo sostanzialmente un georadar. Quindi pure loro, attraverso l'utilizzo di questa strumentazione, non soltanto sono stati in grado di repertare nel sottosuolo della Valle Padana e delle zone limitrofe tutta una serie di vestigia e di tracce, chiamiamole così, o di reperti che sono risalenti 30 milioni di anni fa. Ma mi fermo qui perché questo non è l'argomento della nostra chiacchierata di stasera. Potremmo parlare, è un argomento che si dirama in talmente tante direzioni che anche qua potremmo fare ore di discussione. Purtroppo sono argomenti così, tutti interlacciati l'uno con l'altro, è difficile parlarne. Assolutamente, ma Alessandro a me per esempio ha girato fra l'altro una sua testimonianza dove ritiene, almeno questo è quello che ho compreso io, che il nostro Homo silvestris, chiamiamolo così, fosse comunque piuttosto vicino alla presenza di Alessandro e che in alcune occasioni abbia ruggito e addirittura lanciato o movimentato oggetti. Questo è molto interessante e molto importante perché comunque il ruggito in genere è un qualcosa che appartiene a creature non solo di carattere felino normalmente, ma anche a creature di carattere diverso, come lo sono a volte i viverridi, come le sono alcuni tipi di mustelidi, alcuni altri tipi di animali, per cui potrebbe anche essere associato ad altre presenze. Ma raccontaci tu, testimoniaci tu di questa esperienza che hai fatto. Allora, qui inizia il bello, no? La fortuna ho che sono un po' sostenuto da una testimonianza storica di uno scrittore, che anch'egli, uno scrittore qui della zona di cui non faccio il nome, così però, di aver sentito il ruggito, e lui nel descriverlo ha capacità oratorie molto più profonde delle mie, e quindi sarebbe meglio ascoltare la sua voce che non la mia, ma non è più possibile. E non ho la citazione scritta da poterla leggere, però è capitato, sì. Tra l'altro, come nel più comune dei libri gialli, perché poi è una ricerca quella che ho condotto, che sto conducendo, e come nel più comune dei libri gialli, nel quale in linea di massima l'evento clou, l'omicidio, avviene all'inizio e poi si risale la corrente per destrutturare e scoprire il colpevole. A me l'esperienza più forte che ho avuto in questi tre anni è avvenuta nei primissimi giorni di ricerca. Cioè, io praticamente all'epoca avevo trovato un fake fire, che sono quei finti fuochi che ti ho inviato. Non so se hai notato nei video che c'è sempre la presenza dei fuochi da campo fatti con delle pietre, i fuochi circolari, dove però non c'è assoluta presenza di fuoco, e sono strutture che vengono trovate anche negli Stati Uniti e che hanno svariate forme artistiche, alcuni di più belli, alcuni più grossolani, no? Di nuovo torniamo all'espressione artistica, no? Cioè, chi è più bravo a disegnare, chi è meno bravo a disegnare. Lì, anche lì potrebbero essere intraviste delle capacità artistiche, no? Nel comporre queste strutture. Partii a cercare in montagna perché vidi una corrispondenza americana in cose che io avevo visto da bambino. Tra l'altro è strano anche il fatto che io ricordassi quelle determinate cose, perché comunque ero piccolo piccolo. Però quando vidi che poi gli americani li chiamano tipi, alcune di queste strutture, soprattutto quelle fatte tipo tenda indiana. E io da bambino avevo trovato un tipi nel bosco, e perché ho avuto la fortuna di avere dei nonni che mi hanno portato in montagna sempre, fin da bambino. Notai questa struttura e mi rimasi impressa. Girovagando sul computer, ho visto queste strutture negli Stati Uniti. Allora così, ma proprio col beneficio di inventario, per gioco, sono partito in un percorso a ritroso a dire: fammi andare a vedere se
questo ricordo che io ho di infanzia corrisponde magari a quello che c'è negli Stati Uniti. Ma non avevo ancora ricollegato Voronoff, l'esperienza del mio amico di 30 anni fa. Non, ero proprio a cuor leggero per certi versi. Non... Partii così, senza una finalità, senza aver ancora davvero compreso che cosa poi sarei dovuto andare a cercare. E mi ripeto un'altra volta, provai all'epoca, avevo trovato solamente un fake fire, un fuoco finto. E il posto era stranissimo, trovare un fuoco in quella determinata area lì era abbastanza anomalo, però non avevo ancora realmente niente di concreto in mano. Poi un bel giorno mi aggiravo per una determinata area e notavo alcuni particolari, alcuni segni. A un certo punto, la racconto proprio in parole povere perché è inutile girarci intorno, a un certo punto mi sono sentito alle spalle fare un verso, produrre un verso classico scimmiesco, l'U, il più classico U scimmiesco. Malgrado per assurdo io fossi consapevole che ero lì per una determinata, alla ricerca di una determinata creatura, perché comunque a quel punto l'avevo comunque minimamente idealizzato, no? Il fake fire, le strutture, comunque non avevo ancora fatto proprio il ponte mostro di Vorno, perché io mai credevo che avrei trovato qualcosa. Cioè io ero lì, diciamo, en passant, come si dice qua da noi in Liguria. Così andavo già nei boschi io a fotografare gli animali per gli affari miei, a guardare gli animali, era già una passione personale, non è stato proprio un partire da zero, cioè io c'ero già in montagna. Poi ho cominciato anche a cercare determinati indizi, avevo notato alcuni particolari e a un certo punto mi sento alle spalle, a una distanza di pochi metri, una decina di metri quantificabile, nel realizzare che era un verso scimmiesco. Non accettavo il fatto, è inaccettabile il fatto che ci sia una scimmia nei boschi liguri. Al cervello è rimasto inaccettabile. Infatti, nel voltarmi, ricordo di aver pensato: ma cosa cavolo abbiamo in Liguria? Le scimmie. Nel momento in cui mi volto, sono partiti una serie di ruggiti enormi. L'esperienza è stata abbastanza raggelante. Io ho subito adottato un comportamento davvero. Poi ho sentito ruggire dei leoni da vicino. Capita negli zoo, capita in varie occasioni di sentire il ruggito del leone da vicino. Ho subito realizzato che ero di fronte comunque a qualcosa di potente. Così ho adottato un comportamento che si adotta in presenza di determinate creature e ho abbassato gli occhi. Io ho un rimpianto enorme di non averlo guardato negli occhi, non aver guardato. Però forse è stato il comportamento giusto. Mi ricordo che produsse almeno più di una decina di ruggiti impressionanti, e varrebbe la pena leggere le parole proprio dello scrittore a cui facevo riferimento prima, perché ne dà una bella descrizione di questo ruggito, che è potente, è raggelante. E ho cominciato a indietreggiare sui miei passi e a riprendere il cellulare per provare a filmarlo. E lì, il video che ti ho mandato, nel momento in cui io accendo il cellulare per riprenderlo, lui smette di ruggire. Come se si fosse accorto che io avessi acceso qualcosa. E produce quell'ultimo verso che si sente nel video, quel verso torto, quel va. Così, come dire, vattene fuori dalle scatole, un ultimo vattene fuori dalle scatole. La cosa più difficile è stata realizzare che stesse accadendo davvero, e la mia fortuna è stata riuscire a registrare anche solo quel secondo, perché risultava inaccettabile a me stesso ciò che stesse avvenendo in quel frangente, no? È quasi un rifiuto. Certo, ci credo. Poi, diciamo un po' di brivido. La descrizione è un ruggito. La descrizione che posso dare è proprio quella di un ruggito. E secondo me, se devo dirla tutta, mi è venuto a dire di stare fuori dalle balle, di non esagerare. Ho cominciato a mettere una sorta di limiti. Nel senso, va bene, si è accorto che probabilmente c'era qualcuno che
che andava sulle sue tracce ed è venuto a controllare. Certo. E quello è stato il primo contatto. Uno, quello che ruggiva fosse molto, fosse quello più lontano, e che ne avessi uno pochi metri alle spalle. Io per un, a un certo punto ho creduto proprio anche di avere un felino, ho detto, perché poi è stata una manciata di secondi, ma sono quelle manciate di secondi in cui pensi, ne pensi di cose, tutto. Fai, sì, sì. Sì. E ricordo di aver pensato anche, porca miseria, magari è scappato qualche felino da qualche parte, ce l'ho. Quindi ho cercato proprio di non provocare nella maniera più assoluta nessun tipo di reazione, anche perché ero abbastanza isolato e solo. E avevo solo dei chilometri in salita da fare, cioè non mi sarei neanche potuto abbandonare a una corsa impazzita, no, giù per la montagna. Non era una buona idea, è andata bene, direi che è andata bene comunque. Ma tu ti sei mai fatto l'idea se per esempio questa creatura, che probabilmente ha ovviamente delle strutture bilifere piuttosto sviluppate, è una creatura che ha, che ne so, una colorazione brunastra, nera, marrone, grigia, ti sei fatto un'idea o hai idea di quale possa essere la sua colorazione? Secondo me è un po' come noi esseri umani, nel senso che sia dal punto di vista pigmentario della colorazione può variare, no? come il nostro colore della pelle può andare da più o meno scuro, no? Anche loro possono avere dalla colorazione bianca, perché ad esempio il bianco non appartiene solo allo Yeti sperduto del Tibet, ma è narrato di Sasquatch bianchi anche in aree non subpolari, o perlomeno appena appena subpolari, comunque non polari, no? Per intenderci. Così come noi diventiamo, magari anche un processo di vecchiaia anche in loro, il diventare bianchi, no? Anche o noi, albinismo, nostri... potrebbero esserci degli esemplari albini. Bravo, fenomeni di albinismo. Comunque è una colorazione che varia dal bianco al beige, al marrone, al nero, al rosso. Rosso come l'orango, completamente rosso come gli orangi. E malgrado quello che si può pensare, è comunque molto mimetico come colore nel bosco. Comunque da noi, per dire, per assurdo, anche i lupi, le api, gli altri animali hanno saputo conservarsi e avere una continuità storica ultramillenaria, no? Quindi non ci sarebbe niente di nuovo sotto il sole se un'altra creatura fosse riuscita a nascondersi. Soprattutto se arrivano da grotte, dal sottosuolo. E lì non li, chi li trova? Beh, basta pensare che già ancora al tempo dei Romani, quindi al tempo del primo secolo avanti Cristo, e alla conquista della Numidia da parte dei Romani, ci sono stati diversi incontri di carattere criptozoologico, perché una legione romana si ferma sul fiume Bagrada e rimane ferma 4 giorni senza poterlo attraversare a causa della presenza di un serpente gigante, che verrà ucciso solo dopo 4 giorni di, chiamiamolo, conflitto, e la cui pelle verrà completamente asportata e mandata a Roma come trofeo. Ma poi sui monti della Numidia, e quindi quella che oggi è il Marocco algerino e in parte marocchino, viene repertato dalle stesse legioni romane la presenza vivente dell'urso speleos, cioè dell'orso delle caverne, che era alto in piedi e più di 4 metri. E in alcuni casi si parlava anche del leone berbero e anche in quel caso del leone delle caverne, un leone che era 2 o 3 volte più grande del più grosso leone di oggi. Quindi il mondo sotterraneo, o comunque il mondo delle caverne, il mondo dell'interiore alle montagne, alle colline, eccetera, potrebbe ancora oggi riservarci qualche sorpresa piuttosto eclatante, secondo me. Considera che le grotte di Toirano, qui in Liguria, sono piene di vertebre di orsi delle caverne. Cioè. Appunto. E consideriamo anche il fatto che in genere noi, di nuovo, anche le grotte di Teherano, per quanto estese, quante belle, sono nulla rispetto a quello che ancora c'è da scoprire sottoterra, come passaggi, come... Sì, sì, assolutamente. Invece volevo dirti, ma che tu sappia, visto che sei residente nella reale, diciamo, ma hai qualche, o ci sono testimonianze, o comunque racconti... pettegolezzi, scegli tu qual è la formula, se mai ne hai conoscenza, di eventuali tracce o di eventuali, come dire, seguiti dell'esperimento di Voronoff.
È stato scritto un libro di recente da un autore sul mostro di Bormio. Vi è qualche cosa riguardo al passato, al trascorso, cioè nel senso la leggenda, perlomeno paesana, narra del fatto che questo scienziato facesse ricerche tra uomini e scimmie e avesse incrociato uomini e scimmie e ottenuto questa scimmia antropomorfa, no? Chiamata mostro di Vorno. Poi a riguardo vi sono le testimonianze relative a quelli che abitano in quella determinata area lì, che va fine con la Francia, fino un po' dentro nell'entroterra, che almeno una dozzina di persone, una decina di persone si erano fatte avanti negli anni scorsi nel dichiarare di aver visto questa creatura, di averla vista sul confine, e veniva attribuita, diciamo, veniva definita il mostro di Vorno. In quel senso io sono un po' un'anomalia, diciamo che io arrivo per ultimo, nel senso io non ho inventato, poi uno può ritenere vero quello che io ho appena detto, però io non invento nulla a riguardo, nel senso non è che mi sono svegliato una mattina e ho detto adesso io mi invento il mostro di Vorno. Ripeto, è una leggenda parascientifica che va avanti da minimo 100 anni e poi vi è tutto il trascorso culturale nostro dell'uomo silvestre. Quello che posso aver fatto io è di distinguere le cose, cioè di tracciare una linea, perché secondo me, adesso non vorrei far arrabbiare nessuno, ma secondo me Voronoff cercava il Sasquatch, faceva i suoi esperimenti, no? Però non ha creato nulla, nel senso, al limite potrebbe averne catturato uno, e anche lì sì, più volte nella storia ritorna il fatto che alcuni esemplari di Homo silvestre siano stati catturati. E diciamo che le risorse economiche a Voronoff per fare tutto quello che voleva non mancavano. Era tra gli uomini più ricchi del mondo, apparteneva tra le famiglie più ricche del mondo. Quindi non mancava né di risorse economiche né, diciamo, di spirito avventuristico per certi aspetti, nel senso che comunque sappiamo che una determinata cultura sottile, non vorrei arrivare a parlare di forme di esoterismo o cose del genere, però no, diciamo che magari potevano avere, è un argomento che si accavalla anche a delle ricerche un po' esoteriche, dal momento che abbiamo parlato, no, di possibilità di infradimensioni, di capacità di energie particolari e cose del genere. Ad esempio, da riguardo di energie, le strutture hanno delle interferenze elettromagnetiche, provocano delle interferenze elettromagnetiche, quindi sono in grado di produrre onde o di smorzare onde. Adesso io poi gli esami completi non li ho fatti. Hai mai pensato di verificare, per esempio, nei fake fire piuttosto che nelle griglie, piuttosto che nei triangoli o in quelle specie di strutture, diciamo, piramidali litiche, eccetera, eccetera, di verificare con la apposita strumentazione, se non è troppo costoso o complicato procurarsela, verificare se magari questa creatura è consapevole dell'esistenza del reticolo di Hartmann o dei nodi di Kerry, e quindi se magari fa determinate strutture proprio o in concomitanza o in allontanamento da luoghi energetici, dalle ley lines piuttosto che da altre. Secondo me hanno proprio una relazione, non l'ho ancora verificato, cioè nel senso, non, anche perché per me gran parte della ricerca è lo stare lì, nel senso io non sento la necessità di dover dimostrare nulla, no? E in più di cose da studiare ce ne sarebbero 100.000, però secondo me ci hai preso in pieno, nel senso che secondo me queste strutture sono su linee geomagnetiche particolari, non sono costruite a caso. Infatti comunque si ripetono anche in determinate aree, hanno una sorta di ciclicità e non vengono fatte ovunque. Hanno un valore sicuramente in relazione a quello che hai detto. Poi avrei dovuto dotarmi di cartine, no, topografiche con tutte le linee, prendere lo strumento, andare a misurare. Cioè, hai capito? Ce n'è, nel senso, da solo. Non è facile, però un altro esperimento che potresti fare, anche in modo molto empirico, diciamo, e quindi con tutti i limiti, ma anche con la
possibilità di effettuarlo semplicisticamente, diciamo così, dovrebbe essere quello di verificare a livello tuo personale, di chi ti accompagna in queste, o ti è vicino in queste escursioni, se in prossimità di questi reperti e di questi marker, chiamiamoli così, stazionandoci, cioè restando nei pressi o stando nelle vicinanze, non avverti anche la presenza, magari questo è del tutto, come dire, personale e chiaramente opinabile, ma insomma non avverti magari la presenza di determinati campi energetici particolari. Noi sappiamo che lungo le ley lines e non soltanto è facile che possano ritrovarsi i punti in cui si sviluppano le onde scalari con i campi torsivi, quindi chiaramente tutto ciò, se tu lo potessi in qualche modo testare, ci darebbe un ulteriore indizio su quelle che sono in realtà le conoscenze e la capacità di questa creatura, che a quanto sembrerebbe in questo caso specifico è tutt'altro che primitiva ed è tutt'altro che arretrata, anzi ci sarebbe da dire che ha conoscenze molto importanti e molto profonde e che le riesce a, come dire, a convogliare e a far coesistere in un pieno e completo rispetto dell'ambiente naturale. Sì, alcune cose potremmo verificarle, perché di recente mi sarei dotato di uno strumento in grado di rilevare le onde elettromagnetiche. Non è, quindi dovrei essere in grado perlomeno di riuscire a capire qualcosa di più a riguardo, a vedere se vi è emissione, se vi è una riduzione, un aumento, determinate cose. Sì, non l'ho ancora fatto, e adesso tempo permettendo, è una cosa che mi sono ripromesso di fare a breve. Intanto ringrazio Patrizio per essere stato con noi a farci da supporto in questa ricerca, e ringrazio tantissimo Alessandro per la sua testimonianza, per quello che insomma ha portato qua stasera e ci ha raccontato. Ma è opportuno proporti questa cosa, anche e soprattutto in funzione della tua appartenenza regionale. Sì. A parte l'Homo silvestris, l'altra creatura che viene testimoniata nell'arco alpino è il Tazelwurm, ma se no grosse altre presenze criptozoologiche, a parte quelle medievali, tipo il basilisco, tipo altre strutture di tipo rettane o draghiformi, insomma non ce ne sono molte. Quindi vale la pena di insistere su questa creatura che insiste sul nostro paese, quindi vale la pena di proseguire la ricerca e di continuare a parlarne. Assolutamente. Va bene ragazzi, io vi ringrazio per insomma questa serata e noi ci riaggiorniamo. Grazie Patrizio. Un saluto Alessandro, un saluto a te Susanna, a presto. Hasta la vista ragazzi. Hasta luego. Thank you.